tra i miti del Novecento, non c'è dubbio che la Vespa Piaggio ha un ruolo importante. Non solo ha partecipato negli anni 50-60 alla crescita italiana, ma ha permesso a tanti italiani di andare a lavorare in modo autonomo. Insomma, l'Italia senza la Vespa non sarebbe l'Italia di oggi. Il Vespa Club Garfagnana, già protagonista con una simpatica mostra che mette a confronto la Vespa alla Lambretta, ha organizzato un motoraduno di Vespa Piaggio. Il risultato è stato straordinario, oltre 500 i partecipanti. Il raduno si è svolto a Castelnuovo con ritrovo in via Farini, nel centro garfagnino. Soddisfatto il presidente Gianni Dini. Sì, possiamo dire che è stato un ottimo successo. Abbiamo avuto un incremento rispetto all'anno scorso di oltre 50 Vespe, provenienti quasi tutte da diverse regioni rispetto allo scorso anno, e per noi è stata un'ottima soddisfazione. Continuare così sarebbe un successo ancora più grande. Per capire l'importanza di questo raduno, quindi la provenienza dei partecipanti, abbiamo fatto un piccolo sondaggio. Ecco le risposte alla domanda: da dove viene? Rosignano. Carrara. Carrara. Da Castelfranco Emilia. Viareggio. Viareggio, Lucca. Lucca, Lucca. Buongiorno, da Rosignano Solbè. Da Castiglioncello. Casalecchio di Reno. Da Pietrasanta. Da Viareggio. Siamo il Versilia storica di Seravezza. Buongiorno, da Forte dei Marmi. Versilia storica. Da Pisa. E lei? Anche noi, da Pontedera, lì nella zona lì. La Ferrara? Anche voi? Ferrara. Vicino, la Barga, Vespa Club Barga. Noi siamo da Versilia storica, Perceta. Pietrasanta. Da Carrara. Da Sarzana. Noi da Vespa Club San Vincenzo. Costa Etrusca. Lo stesso. Pistoia. Da Pietrasanta. Da Pietrasanta, tutti e due. Da Fucecchio. Sasso Maggiore Terme. Nessun colore. Carrara dei Marmi. Da Gorgonzola. Salve, sì, provincia di Milano. Da dove? Gorgonzola. Da Santo Stefano. Magra. Da Follonica. Follonica. Io vengo da Pontedera, Monte Foscoli. Io? Correggio. Da Lucca. Santo Stefano di Magra. 4. Da Lavorno. Lei? Da Pontedera. Castelfranco Emilia. Pisa. Vengo da Lucca, ma molto lontano. Buongiorno. Musica e di parco. Yes. Questi qui alla Vespa Club Monteserra. Buon pomeriggio a tutti. Non c'è che dire, davvero un'adesione straordinaria di partecipanti provenienti dall'Emilia, Liguria, Lombardia e altre ancora. Oltre come a quelle che hai appena detto te, possiamo ricordare anche gente proveniente dal Lazio, amici che sono venuti dalla Bassa Italia, che ci hanno raggiunto percorrendo anche migliaia di chilometri. Dopo il checkpoint, dove i partecipanti si sono iscritti alla raduno in modo ufficiale, dove ricevevano gadget e marchio di partecipazione e altro ancora, colazione per le vie di Castelnuovo, ma ovviamente questi raduni sono anche il modo di vedere e mettere in mostra quelli che possiamo definire l'amore personale. Si possono osservare vespe di ogni genere, dove a volte l'inventiva va oltre alla rigorosità storica. Anche in questi casi molto apprezzata e divertente. Alla raduno di Castelnuovo Garfagnana erano presenti anche alcune rarità. Ovviamente non si trattano mai di esemplari unici, ma come si può immaginare ogni modello veniva prodotto in migliaia di unità. Alcuni hanno costi addirittura che superano i 50.000 euro, ma i modelli più comuni sono alla portata di tutti. Alla giornata era presente anche Miss Toscana, che darà il via ufficialmente alla manifestazione. Il corteo è partito da Castelnuovo Garfagnana per via Monteperpoli, scendendo verso Cascio per raggiungere Gallicano e da lì Castelvecchio, dove la comitiva ha degustato un aperitivo, ovviamente e rigorosamente analcolico.
60, girano in centro sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se una Vespa special che ti toglie i problemi. La colorata e pittoresca sfilata ha ripreso il via, ripassando nuovamente da Gallicano per poi salire a Molazzane, rientrare a Castelnuovo per pranzare con i prodotti tipici della Garfagnana. Pensate che alcuni sono arrivati addirittura il giorno precedente, come ci conferma il presidente Dini. Abbiamo anche avuto i primi arrivi già il sabato mattina. Sono tutte persone che provenivano da lontano, li abbiamo riusciti a trovare l'albergo, chi agriturismi, quindi abbiamo dato anche un ottimo contributo all'economia del nostro paese, sia della città di Castelnuovo che per la Garfagnana stessa. Inoltre abbiamo dato un'ottima affluenza dei cittadini di Castelnuovo che, come tutti gli anni, sono molto entusiasti quando vedono il nostro raduno, perché si ricordano dei tempi in cui avevano loro la Vespa, giravano, quindi è un momento un po' di felicità per tutti. Allora Dini, possiamo pensare già al 2014, quindi da domani iniziamo a lavorare per il prossimo raduno? Sì, noi diciamo che è già a qualche mese che ci pensiamo, perché il prossimo anno il nostro Vespa Club compie 10 anni, quindi la nostra intenzione è quella di poter realizzare un raduno su 2 giorni e di superare in maniera molto soddisfacente anche le 500 presenze. Con dietro attaccata una targa, dammi una specie all'estate che avanza.